c'è stato qualcosa, una lezione, una parola anche semplicemente, per cui come se tutti i pezzi fossero tornati a posto. E improvvisamente tutto ha avuto un senso. E tutta questa difficoltà che avevo nel cucire i pezzi insieme, in realtà poi, sì, gli 8 pilastri, restare invece di andare via, quindi persistenza del contatto, quindi ho iniziato a collegare tutte le varie mappe, poi chiaramente le ho dovute studiare perché se no non le potevo collegare, quindi anche rimettermi a posto coi feedback. Penso che la cosa che abbia innescato tutto questo insight gigantesco è stata proprio questa cosa del tirar giù, questa cosa di connettersi, no? Con andare a vedere qual è la risorsa da mettere in contatto con il blocco. Quindi mi capita molto di lavorare adesso con le risorse. Mi rendo conto che quando la persona mi porta la sua narrazione, intanto l'aiuto a narrare le cose anche da un altro punto di vista. E poi se siamo nelle pratiche e emerge, che ne so, la pesantezza, queste cose qui, a un certo punto, se sento che è arrivato il momento di mettere in contatto la risorsa, sento proprio quando è il momento giusto di farlo. E questo momento giusto permette poi al processo di fluire, di andare in una direzione. Effettivamente quello che ho notato è proprio questo, che all'inizio magari sento l'esigenza di usare la pratica e poi mi prendo 2 o 3 sedute per stare più nel processo, sì, e mettere dietro tutto questo. Questo è un aspetto. Poi un altro aspetto che ho notato è che quando mi capita di fare tipo le dirette su Instagram e di cercare di anche trasmettere e condividere questa cosa, cioè a volte vorrei smettere di parlare, chiudere tutto e dire ma di che devo parlare qua? Cioè, è come se mi sento a un certo punto che la parola, soprattutto se poi magari dall'altra parte, suona che ho dall'altra parte, piuttosto che stare nell'ascolto e molto nel razionale, cercare di dare la ricetta, quando arriva questo, tipo mi vedo, non lo so, non riesco a spiegarlo, dico, ma una roba così difficile da spiegare, cioè, no, difficile, però mi sembra ridurre la grandezza di certe conoscenze che a un livello razionale, che purtroppo senza quella parte esperienziale toglie tanto. Sì, ma questo ti fa onore, non il contrario, perché vuol dire che hai beccato l'essenza e giustamente l'essenza, essendo ineffabile, ti dà quel senso di pochezza, ci sta. E questo, la sfida, giustamente tu dici, mi deve restare in silenzio. Poi sarà che dal silenzio dirò, beh, usciranno delle metafore, cioè sarà dal tuo silenzio che dirai quello che potrai. E le persone inevitabilmente capiranno quello che possono in base al livello dove sono. Hai appena raccontato il tuo processo. Da questo tentare di mettere insieme le cose secondo lo schema mentale vecchio, vedendo che le cose non quadrano, avendo i dubbi e le cose, entrando nella confusione, poi incominci ad aprirsi un'altra parte, però la trascuri e non ti fidi abbastanza, no? Vai avanti e poi a un certo punto succede qualche magia, cioè. È proprio questo salto creativo dove il puzzle si aggrega perché tu raggiungi uno stato di coscienza dell'unità, uno stato di coscienza che mette insieme le cose, perché quello che mette insieme le cose è il tuo stato di coscienza, non sono le cose. Non sarà mai capendo, tenendole lì, tollerando l'incertezza, come diciamo, fino a quando, puff, per magia, ma questa magia qui è tollerare per restare. Se la BT ha la pretesa di essere un modo per stare sulla via, e se questa via è in qualche modo l'aderire al flusso della coscienza, se il quale funziona in un'ottica quantistica, quindi di creatività interconnessa, di possibilità e non di linearità, è evidente, come dice, la sfida è devo mollare il lineare, quindi inevitabilmente c'è quei passaggi che può essere ripetuto, ovviamente perché il ciclo si ripete, di salto nel vuoto, di confusione, di perdermi. Se io voglio la chiarezza, da subito cerco la chiarezza, devo diffidare perché avrò, allora mi occupo di qualche cosa che è giù sul materico lineare, ma il materico lineare non coglie l'essenziale. Per attingere a quello devo passare attraverso questi passaggi che sono quelli che state descrivendo. Fino a quando per magia, perché? Perché
quella conoscenza vera è insight. E l'insight è il lampo nel buio che ti fa vedere tutta la stanza.